un lungo corteo silenzioso di studenti vestiti totalmente di nero, marchiati dalla stella di David. Una processione che dal liceo Mengarone ha risalito il corso per confluire in Piazza del Popolo, dove è stato deposto un mazzo di rose bianche sui fogli fossili, ovvero sul monumento intarsiato nel marciapiede a perenne memoria degli orrori della Shoah. È cominciato così il giorno della memoria a Pesaro con una performance scenica degli studenti del liceo artistico in mezzo ad un silenzio rotto solo dal rumore del vento e dall'intonare di poesie e canzoni che hanno sottolineato il senso evocativo del 27 gennaio. Liceali che assieme agli altri studenti delle superiori cittadine hanno poi partecipato alle celebrazioni in prefettura. Hanno percorso il tratto di strada dalla scuola alla piazza, quindi il tema del viaggio. E c'è stata una lettura bella, profonda, un invito quindi a non dimenticare. E sono momenti importanti di riflessione, di crescita, perché la memoria deve rimanere viva, accesa nelle menti e nei cuori dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani, perché i testimoni stanno lasciando il loro messaggio. E deve essere questo messaggio recepito con attenzione, con cuore aperto, con mente sana e critica dalle nuove generazioni, perché non deve più accadere ciò che è stato. Lo studio che abbiamo fatto è stato più emotivo, di saperi che corrispondono a questo momento. È stato un momento anche un po' complicato, anche perché le sensibilità sono tante. E devo dire la verità che la loro reazione è stata molto, molto significativa, anche dal punto di vista della massa critica che hanno tirato fuori rispetto alle vicende che noi abbiamo raccontato. Perché il Mengarone non è come tutti gli altri licei, il Mengarone apre la testa a metà. E quindi i ragazzi sono preparati a porsi delle domande e non a chiedersi delle risposte. Tante emozioni ho avuto, non riuscirei nemmeno a spiegarlo con le parole adesso, davvero. È bellissimo questa esperienza che ho fatto, anche con il prof Donini, è stato lui a scegliermi, mi ha fatto piacere questa giornata e credo che dovrebbe essere importante per tutti noi ragazzi, ci dovrebbe fare capire tante cose, che il mondo è stato crudele e tuttora lo è. Dobbiamo pensare al nostro futuro e cercare sempre di migliorarlo. Molto importante perché comunque si ricorda ciò che è stato in passato e secondo me si deve sempre ricordare questa giornata perché comunque le persone che hanno vissuto e sono sopravvissute in quei campi stanno morendo e il ricordo potrebbe scomparire, però se noi ragazzi ci impegniamo a continuare a farlo rimanere tra noi, questo ricordo non svanirà mai. È stata una cosa molto, molto seria e mi è piaciuta un sacco perché comunque ha un gran simbolismo passare così nella strada e appunto arrivare in piazza e fare questa specie di protesta per ricordare.